Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento del nostro progetto La passione per i libri dell'Ordine dei Psicologi della Lombardia. Questa sera abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi il professor Massimo Ammanniti e il professor Pierfrancesco Ferrari per un libro che affronta una tematica veramente straordinaria, molto antica, ma nello stesso tempo anche molto importante e molto contemporanea per gli studi e le ricerche che stanno fiorendo in questi anni. Il libro si chiama Il corpo non dimentica e riguarda appunto la relazione corpo-mente, la relazione corpo-gruppo. Fin dal tempo di Freud si pensava appunto che la soggettività in sé nascesse. Si intuiva che appunto la questione della nascita della soggettività avesse a che fare con l'esperienza corporea. E fin dal progetto per una psicologia e in seguito tutte le ricerche sull'interazione madre-bambino, sulla nascita della coscienza si sono appunto un po' scontrati anche con questo scoglio, con questo mistero della nascita della coscienza del sé, che ha a che vedere appunto con il corpo. Recentemente le ricerche di psiconeuroendocrinoimmunologia e in generale tutte le ricerche tra l'etologia, la ricerca applicata psicologica e le riflessioni anche psicoanalitiche cercano di convergere attorno a questo mistero, oggi con degli strumenti anche più mirati, diciamo così, la ricerca sullo stile, la ricerca sui riflessi della prima infanzia e come questi poi dopo sono delle porte che permettono al bambino di entrare in relazione, che peraltro sono delle porte già aperte nella vita intrauterina. Sono tutte tematiche che poi si intrecciano con anche proprio la ricerca clinica, la danza che si instaura tra il soggetto nascente e poi nato e il suo entourage, il suo caregiver. Permettono tutta una serie di riflessioni sulla relazionalità della dimensione umana. Questa sera, appunto, noi affronteremo queste tematiche, l'illustrazione di questo testo, in modo un po' differente da come siamo abituati. Il professor Ammanniti e il professor Ferrari ci presenteranno i contenuti del testo. E poi daremo la parola al dottor Fontana e in generale anche al pubblico, insomma, alle persone che vorranno e potranno interagire con noi. Una breve presentazione delle persone che, appunto, degli staff e degli autori. Il professor Massimo Ammanniti è psicanalista, professore ordinario di psicopatologia dello sviluppo presso la Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza, Università di Roma. È membro dell'IPA e ha curato diversi testi, tra cui il manuale di psicopatologia dell'infanzia, il manuale di psicopatologia dell'adolescenza, la nascita dell'intersoggettività, adolescenti senza tempo, eccetera. Il professor Pierfrancesco Ferrari è neuroscienziato ed etologo, direttore di ricerca presso l'Istituto di Scienze Cognitive Marc Jeroen del Centro Nazionale di Ricerca Scientifica a Lione ed è professore associato presso l'Università di Parma. Inoltre è direttore della Scuola Internazionale di Neuroscienze presso il Centro Ettore Majorana di Erice. In queste edizioni ha pubblicato appunto il testo che questa sera presentiamo. Invece Andrea Fontana è psicologo e psicoterapeuta, autore dell'Interview of Personality Organization Process in Adolescence e di diverse pubblicazioni internazionali sull'adolescenza. È docente a contratto di teoria e tecnica del colloquio psicologico all'Università LUMSA di Roma. Poi con me ci sono i colleghi Dario Forti e Ilaria Benzi, che appunto animeranno queste conversazioni questa sera. Lascio la parola al professor Pierfrancesco Ferrari. Se volete aggiungere qualcosa sulla vostra presentazione, prego, professore. Devo aprire il microfono, forse. Inizio io, inizia Massimo, non
mi è chiaro. Massimo? Forse Sì. doveva cominciare il professore Ammaniti, scusatemi. Maniti, esatto. Prego, professore, se vuole magari aggiungere qualcosa o cominciare subito con la relazione. Volevo allora le slide. Allora, io partirei, buonasera a tutti, vi ringrazio di averci invitato a questa serata, per la presentazione del nostro libro Il corpo non dimentica, che abbiamo scritto insieme il professor Ferrari ed io. Ma io intanto partirei da quella che è un po' la tradizione filosofica in campo occidentale. Noi sappiamo che tradizionalmente, riferendoci a Cartesio, una distinzione che nel tempo si è tramandata e si è confermata è quella della separazione fra la res cogitans, ossia la dimensione, possiamo dire, del pensiero, e la res extensa, la quale ultima rappresenta la spazialità del corpo. E in questa distinzione il corpo è separato dalla mente, che è in primo piano ed è quasi un'entità meccanica al servizio del cogito. Direi però che questa è una parte della tradizione della filosofia occidentale. Non bisogna dimenticare Baruch Spinoza, il quale circa 500 anni fa parlò della inscindibilità fra mente e corpo. E in uno dei suoi scritti lui sottolineò che l'oggetto dell'idea che costituisce la mente umana è il corpo. In questo senso, anticipando molte ricerche neurobiologiche più recenti, per venire, diciamo, più vicini a noi, nel secolo scorso, il tema del corpo, come sappiamo, è stato fortemente empatizzato da Sigmund Freud, che mise ripetutamente in luce la centralità del corpo, nella costruzione del mondo psichico. E come lui stesso scrisse nel 1922, nell'io e l'es, l'io è un'entità corporea. E successivamente chiarì ulteriormente questo concetto aggiungendo che l'io può essere considerato come una proiezione psichica del corpo, per cui è centrale nel campo della psicoanalisi il corpo al centro dello scenario della mente. Forse vale la pena di citare il filosofo francese Merleau-Ponty, che in tutti i suoi scritti ha messo in luce che gli occhi, il viso, i gesti delle mani, i movimenti del corpo dichiarano apertamente gli stati d'animo. E come lui scrisse, il corpo è révélateur de l'être, ossia rivelatore dell'essere. E naturalmente in questo ambito assume un'importanza centrale l'intenzionalità corporea. Direi che il problema del corpo
in particolare quello neonatale. Qui vi faccio vedere un quadro che mette in luce la vicenda di Edipo abbandonato sul monte Citerone, che viene raccolto. E come voi ricorderete, Edipo significa ha a che fare col piede gonfio, ossia Edipo alla nascita fu abbandonato sul monte Citerone con i piedi legati, e questo poi rimarrà un segno corporeo che lo caratterizzerà per tutta la vita, per cui la sua andatura sarà claudicante. Un interrogativo che noi ci possiamo porre rispetto a tutti questi miti dell'antichità, che vanno da quelli di Edipo, se pensate a Mosè abbandonato nel Nilo, a Romolo e Remo ugualmente abbandonato nelle acque del Tevere, abbandonati nelle acque del Tevere, come queste esperienze precoci neonatali si ripercuotono sul, diciamo, sul funzionamento personale, e come è stato messo in luce ad esempio nei topolini, queste famose ricerche di Myron Hofer, che hanno messo in luce che il distacco dei piccoli topolini alla nascita dalla madre determinano tutta una serie di conseguenze sia sul piano, possiamo dire, neurobiologico, ma poi anche sul piano comportamentale. Come dire, il corpo registra questi cambiamenti che si verificano alla nascita. Adesso io cercherò di illustrare una serie di ricerche che sono state fatte già nel periodo della gravidanza, ricerche sul comportamento fetale. E come voi noi vedete, non vediamo le slide, professore. Noi non vediamo le slide. Non le vedete? No. Bisognerebbe condividere lo schermo. Ilaria, forse. Adesso. Sì, ha la possibilità di condividere, cioè già attivo. Lo vedete adesso? No, non ancora. Allora facciamo un attimo una piccola prova. Sposto il presentatore un secondo. Ora lo rimetto. Ok. Provi a vedere ora. Sì, benissimo. Eccoci, ecco, qua. Adesso sì. Ora deve cliccare in basso dove c'è la P. Perfetto. Benissimo. Riuscite a vedere? Sì, sì, vediamo. Adesso sì. Grazie. Perfetto. Allora, come voi vedete, questo è un aspetto interessante che riguarda le risposte fetali alla voce materna. E come voi vedete, qui dove c'è scritto stimulus onset, c'è lo stimolo della voce materna e della voce di una figura estranea, e si vede come il feto risponde alla voce materna e alla voce di una figura estranea. Quello che si determina un aumento del battito cardiaco fetale molto più elevato rispetto alla voce della madre confrontata con l'estraneo. Come dire che c'è questa capacità del feto di rispondere alla voce materna. Altro aspetto importante da prendere in considerazione, queste sono delle ricerche fatte in Italia, sulla intenzionalità motoria
dei feti già alla 20ª settimana. Come voi vedete, qui si verifica un aspetto abbastanza interessante, ossia che i feti hanno una cinetica dei movimenti diversa se il movimento è diretto agli occhi o è diretto alla bocca. Ossia, quello che è stato messo in luce attraverso queste ricerche con l'ecografia, che quando deve raggiungere il movimento e la mano, l'occhio, che è un organo diciamo più piccolo e fragile, c'è come una frenata quando si avvicina all'occhio, evidentemente per non determinare dei danni, quasi ci fosse una intenzionalità e una capacità di distinguere un obiettivo da un altro. Mentre per quanto riguarda la bocca, i movimenti diretti alla bocca sono molto più rapidi e non c'è questa decelerazione, proprio perché la bocca è più grande ed è un organo meno fragile. Allora, un primo interrogativo che ci possiamo porre: già dal quinto mese è possibile riconoscere una certa intenzionalità motoria, che naturalmente non significa consapevolezza nei termini che conosciamo noi, però una capacità di distinguere gli obiettivi e di organizzare i propri piani motori. Questo, vedete, è alla bocca. Qui c'è un altro aspetto interessante in questa ricerca, che qui, come voi vedete, inizialmente quando il feto mette in moto la mano per raggiungere la bocca è chiusa. Quando invece c'è la conclusione del movimento, la bocca si apre, quasi ci fosse una coordinazione fra il sistema buccale e la motricità, quasi ci fosse un'anticipazione dell'arrivo della mano. Altro aspetto interessante da prendere in considerazione riguarda lo studio delle gravidanze gemellari, che offre una particolare situazione, perché i due gemelli si trovano, come voi vedete, insieme, uno tocca l'altro, e qui emergono degli aspetti molto interessanti. Anche qui, studiando la cinematica dei movimenti, si mette in luce che i movimenti diretti alla parete uterina sono molto più rapidi e meno selezionati, mentre quando tocca il gemello è molto simile la cinematica a quella dei movimenti rivolti all'occhio. Come dire che in questa fase vi è come una sorta di predisposizione all'interazione col gemello, e il movimento in qualche modo è un movimento molto più lieve e meno veloce. Qui, come voi vedete, si vede molto bene, si vedono i due gemelli e uno dei due che accarezza l'altro quasi sfiorandolo. E un interrogativo che ci possiamo porre: se già in questa fase c'è una predisposizione ad interagire con un co-specifico, ossia
con una persona della stessa specie. Per cui quello che si può dire è che i movimenti sono organizzati e sono definiti dagli obiettivi. E questo noi sappiamo che è presente nei feti e poi viene riconfermato nei neonati. E naturalmente la percezione è fondamentale per pianificare l'azione e azione e percezione costituiscono la base per l'interazione col mondo. Un interrogativo che noi ci possiamo porre fin da adesso, se già in questa fase della gravidanza si costruisce un io motorio che predispone a quella che poi sarà la percezione e la motricità del periodo post-natale. Ecco, vi faccio vedere quest'altra questo video in cui ci sta la coppia dei genitori che guarda il proprio figlio in gravidanza, come voi vedete sulla sinistra sullo schermo vi è l'ecografia 4D in movimento, e si chiede ai genitori di interagire col proprio figlio come se fosse presente. E qui, come voi vedete, la madre in modo inconsapevole imita, vedete, questa è un'altra madre, imita i movimenti del proprio figlio. In questo caso, come voi vedete, lo stesso padre fa i movimenti con la bocca. Allora, un interrogativo che ci poniamo è questo, ossia già durante la gravidanza avvengono delle dinamiche di affiliazione e i genitori in questo caso sono portati ad imitare in modo intuitivo i movimenti fetali, e questo apre un'area che poi verrà sviluppata di più dal professor Ferrari e che riguarda le risonanze motorie e affettive dei genitori nei confronti del feto. Io qui mi fermerei e passerei la parola al professor Ferrari. Prego, professore. Buonasera, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Insieme a Massimo, insomma, è stata una bella avventura scrivere questo libro assieme, con prospettive che spesso in passato correvano su canali paralleli ma che non si incrociavano mai. Oggi questo, per fortuna, posso dire che è terminato, anche se ci sono ancora delle diverse resistenze. E adesso mi chiedo se riuscite a vedere il mio schermo. Ok, direi di sì. Adesso mi metto in modalità di presentazione. Avevo preparato giusto qualche diapositiva che, diciamo, sulla quale vorrei riflettere insieme a voi. E vorrei riflettere insieme a voi su alcuni aspetti. Uno è legato alla maturazione del sistema nervoso. E questo può essere più chiaro per comprendere la centralità del sistema sensorimotorio, non solo da un punto di vista sequenziale, temporale, ma da un punto di vista organizzativo del sistema nervoso centrale. E poi ritornerei su alcuni concetti che aveva già espresso Massimo. Se noi guardiamo nella maturazione della sostanza grigia a livello della corteccia cerebrale,
Le zone in giallo, per intenderci, sono le zone che vanno incontro a una maturazione, precoce. Quindi in genere sono delle zone, se notate, qua non so se vedete il mio cursore, che sono attorno al solco centrale che separa il lobo parietale da quello frontale, quindi un'area parietale sensoriale da un'area tradizionalmente considerata di tipo motorio. Ecco, da qua in avanti esiste uno schema di maturazione che si sposta dal solco centrale anteriormente e posteriormente lungo la corteccia cerebrale. Questo è uno schema ricorrente a livello della corteccia cerebrale. Lo potete vedere anche qua, non nelle prime settimane di vita, ma nei primi anni, a partire dal quinto anno di vita in avanti. In blu, quello che vedete, potete apprezzare la maturazione e la terminazione del periodo maturativo di alcune aree cerebrali. Quello che vedrete sono proprio queste aree sensorimotorie attorno al solco centrale e per ultime quelle delle aree prefrontale, prefrontale dorsale, ventrale, che saranno le ultime a maturare e che sono, quindi stiamo parlando del periodo che va dai 5 a 20 anni. Vedete qua in blu che queste aree iniziano a diventare più scure e per ultimo queste della corteccia prefrontale, che è una regione che è adibita a diverse funzioni, tra cui quelle esecutive, diciamo più complesse anche da un punto di vista anche riflessivo. E un altro aspetto quindi che nel percorso della maturazione, come voi sapete, perché molti di voi hanno una formazione anche di base nel campo anche della neuropsicologia, nelle neuroscienze, abbiamo un cambiamento non tanto sul numero dei neuroni, ma più che altro una riorganizzazione della connettività cerebrale, con una notevole perdita anche di sinapsi e di connessioni che avvengono a partire dal secondo anno di vita in avanti. E continua questo per un periodo che va dall'infanzia all'adolescenza e la maturazione completa arriva a circa 25 anni. Ma la cosa interessante è che le diverse aree del cervello, non solo quelle della corteccia cerebrale, hanno una plasticità diversa a seconda delle funzioni che loro svolgono. È per questo che si è arrivato a concettualizzare, questo è un lavoro di Chuck Nelson dell'Università di Harvard, che riprende una riga più in generale di tutti gli studi. Però quello che vorrei sottolineare è come i circuiti sensorimotori sono quelli che, sia a livello di sinapsi, sia a livello di maturazione, sono quelli primi che vanno incontro a una definizione maturativa e sono quelli che sono fondamentali anche per, nella sequenza, per permettere a funzioni che noi chiamiamo di ordine superiore di svilupparsi. Quindi quello che succede che se qualche cortocircuito avviene a livello dei primi mesi di vita, questo non ha delle ricadute solo, ad esempio, su aree cerebrali motorie, ma su tutta una serie di altre funzioni che non sono prettamente motorie o sensorimotorie, ma sono di ordine cognitivo. Quindi a volte noi abbiamo l'impressione, oppure spesso quando guardiamo alla corteccia cerebrale, e spesso ci è stato insegnato per anni, no, che abbiamo delle aree sensoriali primarie, delle aree parietali o temporali di natura associativa, dove le varie sensazioni vanno in qualche modo a integrarsi e questo poi va in qualche modo a informare delle aree frontali per dare vita a dei comandi motori per il movimento. Ecco, questa visione un po' sequenzialità temporale e anche divisione tra sensoriale e motorio è totalmente artificiale. Nella realtà fenomenica, quello che vediamo, che gli studi degli ultimi 20-30 anni hanno dimostrato, che non esiste questa divisione. È totalmente arbitraria. Magari può essere utile per un libro di testo, per facilitare la nostra comprensione del cervello. E qua mi rifaccio ad alcuni concetti anche che aveva ripreso Massimo, ad esempio sulla
fatto che la percezione è strettamente legata al motore, questo era già stato teorizzato dai filosofi, dalla fenomenologia, da Husserl, da Merleau-Ponty. E giusto vi prendo alcune di queste, scusate, mi è sparito uno scritto di Merleau-Ponty, un movimento è imparato quando il corpo l'ha compreso, cioè quando l'ha assimilato al suo mondo, e muovere il proprio corpo significa protendersi verso le cose attraverso di esso, significa lasciarlo rispondere alla loro sollecitazione che si esercita su di esso senza nessuna rappresentazione. La motilità, pardon, scusate, ma non mi... Quindi è un'ancella della coscienza che trasporta il corpo in... Scusate, ma io qua non riesco a vedere il mio scritto. Che trasporta il corpo nel punto dello spazio che da prima ci siamo rappresentati. Qua c'è un concetto anche gibsoniano di affordances, ma finisce Merleau-Ponty dicendo pertanto non si deve dire che il nostro corpo è nello spazio, né d'altra parte che è nel tempo, esso abita lo spazio e il tempo. Come vedremo, questi concetti che vengono ripresi da Gibson anche fanno riferimento alla affordances, riferito soprattutto agli oggetti, quindi come gli oggetti vengono rappresentati nel mondo. In realtà questo noi lo possiamo pensare anche in termini di social affordances, quindi un concetto molto più intimo e relazionale, non solo con il mondo fisico, ma anche con il mondo sociale. E quindi nel libro noi sviluppiamo questi aspetti, e un aspetto di cui io mi sono occupato con alcuni miei colleghi era prettamente l'aspetto di sviluppo sociale delle prime settimane di vita. Questi studi, ad esempio, che dimostrano come lo sviluppo della face to face nei primi 3 mesi di vita aumenta notevolmente, e vedremo che non è il frutto esclusivo di una maturazione del cervello. E quindi la domanda che ci siamo posti, che si pongono molti studiosi, è: qual è il ruolo, diciamo, del caregiver materno, del contesto sociale nel determinare questa maturazione? Questa maturazione è frutto esclusivamente di geni o di una complessa interazione di natura anche epigenetica e del contesto materno? E se immaginiamo una interazione materna come questa che vi farò vedere, provate adesso a concentrarvi su un aspetto che è stato molto importante per diversi psicologi dello sviluppo e anche neuroscienziati ultimamente, cioè la sincronia comportamentale, il contenuto dell'affettività, l'intensità e questi turn-taking behavior, no? Queste alternanze che non solo avviene nella comunicazione verbale, ma qua è chiaramente già presente all'inizio. Un altro aspetto molto importante che in questa interazione così complessa si può cogliere è la risonanza motoria e la sincronia. Questi due aspetti di risonanza, di rispecchiamento materno, vedremo, e abbiamo sviluppato nel libro, che è uno degli aspetti fondamentali che determina questo modello che noi proponiamo, che è stato teorizzato da me e da Lynn Murray, sull'architettura funzionale. Chiamato architettura funzionale. Ma come ben tu fai? Vieni tu fai. Meu amor, vem tu fai. Vem falar com o bebê. Sai do boteco, pai. Vem falar com o bebê. Ai, ai, ai. Cadê o papaizinho? Cadê? Cadê o papaizinho? Beh, straordinaria Cadê? Questa sequenza. Mi dispiace quasi interromperla. Mi viene in mente
alcuni passaggi anche di Stern, che poi riprende anche nel libro del 2004 sul The Present Moment, in cui chiaramente è chiaro l'intersoggettività, come che lui dice, riguarda la compartecipazione degli stati psichici, ma si riferisce alle intenzioni e alle motivazioni, piuttosto che alla qualità dei sentimenti o degli affetti, e l'interintenzionalità dà più rilievo dell'interaffettività. Qua in realtà le due dimensioni sono chiaramente strettamente legate. I termini più usati che si avvicinano al concetto di sintonizzazione sono il rispecchiamento e il riecheggiamento. Per entrambi si presenta il problema della fedeltà del comportamento originale. Comunque, se ritorniamo un po' su questo problema, no? Che cosa avviene nelle prime, nei primi settimane di vita? Uno studio che abbiamo condotto con la Lynn Murray, abbiamo visto, notato che nelle prime settimane di vita uno dei comportamenti materni, sono due comportamenti materni che hanno effettivamente un impatto molto forte sullo sviluppo del comportamento sociale del bambino. Uno è quello che potete vedere qua nella seconda figura, cioè il rispecchiamento, il mirroring materno. E il secondo è il positive marking, cioè la madre non copia la forma del comportamento, ma riprende alcuni aspetti dell'intensità, dell'affetto, del comportamento del bambino, li riprende, li rielabora e spesso conclude questa interazione attraverso un sorriso per rinforzare il comportamento appena espresso dal bambino. Ora non entro nel dettaglio, però questi studi dimostrano, lo potete vedere a destra, che se andiamo a vedere qual è il comportamento materno che predice l'aumento delle espressioni facciali sociali del bambino nelle due settimane successive, dove viene fatto un secondo, un terzo e un quarto assessment, vediamo che il mirroring, il comportamento del mirroring, ha un effetto molto forte sulle risposte sociali, cioè predice l'aumento delle risposte sociali del bambino. Il positive marking, la marcatura, come l'abbiamo definita in italiano, positiva, ha un effetto di aumentare sia i comportamenti sociali che quelli non sociali. Quindi in un certo senso potrebbe avere un effetto più generale di elaborazione del comportamento infantile in diverse direzioni. Qua io adesso non entro nello specifico, però era solamente per darvi un'idea di quello che è, che noi definiamo l'architettura funzionale. Cioè, cos'è l'architettura funzionale della comunicazione precoce madre-bambino? Cioè, si sofferma su alcuni punti molto importanti. Uno che, diciamo, mette a confronto due modelli, testa due modelli, quello della tipica che è stato per anni proposto, che continua a essere importante, la contingenza materna come uno dei fattori più importanti sullo sviluppo sociale del bambino, ma vediamo che non è il solo, perché da solo non spiega il suo sviluppo sociale, non basta essere contingenti nel comportamento, perché è vero che esistono dei meccanismi nel bambino che sono in grado di comparare il proprio comportamento e quindi gli aspetti di sincronia comportamentale del proprio corpo con quello del caregiver. Però vediamo che la forma di risposta motoria del genitore è importante per favorire lo sviluppo sociale del neonato. E questo dimostra che esiste, in inglese si chiama preparedness, sarebbe una predisposizione, una preparazione del sistema, del cervello, del bambino, del neonato, a prestare attenzione e a rispondere solo ad alcuni comportamenti sociali del genitore. Quindi i bambini sono quindi in grado di capitalizzare su questi comportamenti che nella nostra vita quotidiana, se ci pensate, non è che siano così frequenti, non è che passiamo giornate intere a guardare i nostri bambini, a fargli le facce, a stimolarli, cioè, eppure nonostante questa scarsa frequenza, questi pochi momenti hanno un ruolo molto importante da un punto di vista organizzativo del cervello. Ora io mi fermo qua perché secondo me vorrei raccogliere delle risposte, però quello che voglio dire è che sviluppiamo anche tutto un aspetto che descriviamo, quelle che le neuroscienze negli ultimi 5-6 anni hanno scoperto su quelli che sono i sistemi
motori, sensori motori, in particolare mi occupo sul sistema dei neuroni specchio, il sistema Mirror, che è già funzionante dalla nascita. Quindi è molto interessante vedere come questi meccanismi di risonanza si sviluppano e possono in alcuni casi essere meno funzionali, perché l'input che viene dato al bambino può essere meno forte o meno significativo. Quindi io adesso mi fermerei, così possiamo aprire, diciamo, il nostro dibattito con delle domande, se siete d'accordo. Va bene? Va benissimo, sì, sì. E mi interrompete la condivisione. E se la riesci a togliere? Sì, un attimo. Sì, sì. Eccoci qua. Ecco. Io intanto una mia curiosità, che è qualcosa che appunto avevo anticipato anche un po' nell'introduzione, magari anche Andrea, io lancio lì questa sollecitazione, poi, mi interessa capire se queste ricerche hanno poi uno sbocco, possono avere uno sbocco nell'attività clinica, no? Stern, per esempio, parlava di questi dispecchiamenti, sintonizzazione, eccetera, anche proprio nel setting, no? Nel setting anche con un adulto. E sarei interessata a capire quali sono gli aspetti di ricaduta, diciamo così, sulla clinica, la nevrosi, oppure se questi sono queste danze, queste sintonizzazioni sono aspetti che vengono elaborati con, diciamo, nel qui ed ora, no? Con delle madri e dei bambini, laddove si avvertono delle problematiche nell'attaccamento, eccetera, quindi si interviene direttamente in una sorta di possibilità, diciamo così, di aggiustare queste danze, no? Oppure se esiste la possibilità di applicare alcuni di questi concetti alla clinica, anche proprio la clinica dell'adulto, la clinica individuale o nel caso delle patologie gravi, i comportamenti o le situazioni border o nelle comunità, ecco, dove magari la dinamica relazionale è più complessa. Sì. Lascio decidere, parti te, poi io magari aggiungo qualcosa. Ma intanto devo dire, no, poi avrei voluto sentire anche il nostro Andrea Fontana. Sì, comunque, sì, ora dico. Per sintetizzare, noi nel libro adesso abbiamo messo in luce solo alcuni aspetti, ossia quella dell'intenzionalità motoria nel corso della gravidanza, come dire, già si comincia a costruire un io motorio in gravidanza, che attraverso cui ci si relaziona con l'altro, e dopo la nascita, come ha messo in luce Pier Ferrari, questo diventa ancora più evidente, e lo scambio attraverso il corpo del bambino e il corpo della madre costruiscono, possiamo dire, il senso del noi e l'intercorporeità. Allora, quali sono diciamo le implicazioni di tutto questo? Ma tra l'altro vi devo dire che nel congresso di psicoanalisi che c'è stato 2-3 settimane fa si è parlato molto di questo, e si è messo in luce che accanto all'inconscio, di cui si è tradizionalmente parlato, c'è un'area a cui si comincia a dare sempre più valore, che è quello dell'inconscio non rimosso, di cui parla anche lo stesso Freud, ma non lo definisce, ma ha a che fare
con quello che il gruppo di Stern ha definito la conoscenza relazionale implicita. Che cosa vuol dire? Faccio un esempio. Quando ognuno di noi incontra un paziente, il paziente entra nello studio, avvengono in questa specie di preludio talmente tante cose che condizionano poi la stessa dinamica dell'incontro terapeutico. E che succede? Noi guardiamo l'altro, il paziente, negli occhi, cerchiamo di cogliere dalla sua espressione qual è la sua attitudine nel venire quel giorno in seduta, vediamo anche qual è la sua postura, se entra, diciamo, un po' inclinato, se si muove con rapidità, e avvengono una serie di scambi preliminari, per esempio se cammina prima di noi, con che passo e così via, ossia è tutta un'area della relazionalità di cui spesso non siamo consapevoli o siamo parzialmente consapevoli. E questo noi lo vediamo anche dall'espressione del viso, a volte da piccoli movimenti degli occhi, dal modo in cui ci si guarda o non ci si guarda, il modo in cui uno tiene le mani in seduta, addirittura oltre anche nel linguaggio che poi viene utilizzato dal paziente nella relazione col terapeuta, anche la stessa modulazione del linguaggio, le pause, l'intonazione, sono aspetti di cui noi non siamo consapevoli, ma che costituiscono, possiamo dire, un lessico relazionale fondamentale. Allora, è quello che appunto Freud, io ho fatto un intervento proprio su questo, sull'inconscio non rimosso, cioè non è un inconscio conflittuale, ma è un inconscio relazionale. E uno degli aspetti, e riprende un tema che è fondamentale nella relazione, che è quello del enactment, ossia di qualcosa, di un comportamento che può essere del terapeuta o del paziente, per cui succede qualcosa in seduta, anche in termini di comportamento, a volte in modo quasi imprevisto, che ha una funzione come di indurre nell'altro un certo stato d'animo. Allora, per ritornare alla domanda, il corpo è presente enormemente nel lavoro terapeutico. Purtroppo, in questo periodo di lockdown, il corpo è stato meno presente, è stato un corpo virtuale, però io sottolineo l'importanza di prendere in considerazione questa dimensione, che sicuramente amplia lo scenario terapeutico. E a volte può avere un carattere conflittuale, ma altre volte è un modo di avvicinarsi, di interagire con l'altro, di condividere, di mandare dei segnali, di cui noi dobbiamo imparare a tenere conto. E troppo spesso c'è come una sorta di monopolio, questo lo vediamo anche nelle supervisioni, il monopolio della parola che ha detto il paziente, e non descriviamo sufficientemente il modo in cui il paziente abita, per esempio, lo spazio terapeutico.
pensate agli adolescenti, come entrano, come sono vestiti, come si muovono, come si siedono davanti al terapeuta, se si aprono il giubbotto, se stanno seduti in pizzo alla sedia o si appoggiano dietro. Cioè sono tutta una serie di messaggi relazionali che indicano la disponibilità, l'indisponibilità all'incontro. E aggiungerei un'ultima cosa e poi mi fermo, che mentre per l'inconscio, quello rimosso, i meccanismi di difesa intervengono nelle dinamiche dell'inconscio rimosso, qui la situazione è diversa, cioè intervengono altri sistemi di difesa che non sono quelli tradizionali della rimozione, ma può essere la dissociazione, possono essere delle forme di congelamento, possono essere degli aspetti contrastanti, dei modelli, come possiamo dire, dei modelli operativi multipli. D'altra parte, tenete presente quello che scrisse nel 1956 Gregory Bateson a proposito di quella che lui chiamava la madre schizofrenogenica, che in realtà poi non è quello che determina la schizofrenia, però ci faceva vedere una madre che manda un messaggio al figlio con le parole, mentre inarcando il sopracciglio manda un messaggio contrastante e contrario, di fronte al quale il figlio si può trovare confuso, perché non sa a quali dei due messaggi deve rispondere. E credo che le stesse cose possano succedere anche in campo terapeutico. Grazie. Bene, io buonasera a tutti. Volevo, diciamo, innanzitutto raccontare quanto sono contento di essere qui stasera a fare da discussant a due autori che hanno messo in luce con la loro opera un lavoro di integrazione e di dialogo molto fresco, molto prendibile anche per chi non è particolarmente addentro alle questioni neurobiologiche, e dove c'è un dialogo tra diverse discipline. Il professor Ferrari e il professor Ammaniti mettono in dialogo l'etologia con la neurobiologia, l'infant research con la clinica e con le cure parentali e la psicopatologia dello sviluppo. Io, per me è facile fare da sponsor per il libro, perché sono temi a noi molto cari da tanti anni. Quello che, diciamo, mi piacerebbe adesso più che altro sollevare sono un po' due questioni. Una ne parlava adesso il professor Ammaniti, ed è la questione del coinvolgimento anche corporeo del clinico nella relazione con il paziente. Come lui diceva, abbiamo spesso molto dato peso nella dimensione terapeutica al ruolo della parola e della cura della parola. Forse a volte l'abbiamo messa anche un po' in un dualismo con la cura centrata sulla relazione. Probabilmente oggi siamo, anche grazie alle loro ricerche e al loro lavoro, su una strada di integrazione. E quindi la domanda che volevo fare al professore era, lo spazio che lui dà nella sua concezione della clinica al coinvolgimento anche corporeo del clinico all'interno della relazione terapeutica. E la seconda domanda invece la volevo fare al professor Ferrari, che ho il piacere di conoscere stasera, ma il cui pensiero e le cui ricerche trovo straordinarie e affascinanti, perché ci mettono in luce, una volta si parlava degli interventi precoci in ambito della psicopatologia dello sviluppo, forse dopo quello che ci ha detto questa sera dovremmo pensare a interventi tempestivi più che precoci, nel senso che lei mi sembra che metteva in luce il fatto che c'è
un momento di sviluppo che, se noi diciamo così, che chiede in qualche modo una tempestività di intervento quando le cose non vanno per il verso giusto. E nei suoi lavori mi sembra che metta molto in luce l'impatto che il caregiver ha nella relazione con il bambino per promuovere lo sviluppo cerebrale, della social cognition, ma anche per, come dire, complicare questo sviluppo. E quindi volevo un po' un suo pensiero rispetto a questo tema della tempestività, delle finestre di sviluppo, anche, come dire, per far sì che certe potenzialità si esprimano oppure siano per certi versi un po' compromesse, ecco. Sì, io direi, vuoi parlare prima te, Pier? Sì, sì, che un po' riprendo un po' la cosa che dicevi anche tu in precedenza, Massimo. Sì, la tempestività, il fatto dello sviluppo del cervello, la comprensione dei periodi di sensibilità, di sviluppo del cervello, diciamo, sono già noti da diverso tempo, diciamo, magari erano noti e sono noti soprattutto sul sistema visivo, che è stato ampiamente studiato, e poi gli studi sulla deprivazione sociale, a partire anche da Bowlby, anche Spitz, e più tardi Harlow, Suomi e così via. E è interessante che oggi abbiamo degli strumenti un pochino più complessi per comprendere, e gli studi e le ricerche in questo campo stanno fornendo dei risultati molto interessanti, che penso debbano essere assorbiti in campo psicologico, neurologico, ma anche da un punto di vista poi delle politiche sociali, penso. Adesso non farò stasera sicuramente politica, però quello che voglio dire, se guardiamo gli studi sui bambini degli orfanotrofi rumeni che sono stati studiati a partire dopo la caduta del regime di Ceausescu nell'89, un gruppo di ricercatori americani, tra cui Nathan Fox, Chuck Nelson, Charlie Zina e altri ricercatori inglesi che sono riusciti a entrare dopo che, diciamo, i media hanno descritto le condizioni degli orfanotrofi rumeni per motivi politici, che non sto qua a descrivere le motivazioni dietro queste condizioni. Hanno poi seguito con uno studio randomizzato a Bucarest questi bambini, quindi oggi stanno raccogliendo il frutto di una ricerca che è entrata nel 18°-20° anno. La cosa interessante è perché sono ormai, stiamo parlando di centinaia di pubblicazioni che dimostrano come innanzitutto il periodo precoce e il neglect e la deprivazione precoce, diversamente da quello che può essere un trauma o l'abuso, eccetera, stiamo parlando di, quindi, la mancanza di cure parentali appropriate, e anche con una qualità di questi istituti che era pessima, con rotazione di personale, con un rapporto tra personale e bambini bassissimo. E quello che hanno dimostrato, innanzitutto, i primi studi a 4-8 anni dimostrano che chiaramente ci sono già dei rallentamenti sullo sviluppo della sostanza bianca e sostanza grigia a livello macroscopico generale. Iniziano chiaramente a 8 anni i primi disturbi attenzionali sull'ansia e funzioni esecutive, e poi c'è una ripresa, soprattutto perché nello studio di base originario avevano avuto dei bambini che erano riusciti a mettere in foster care, e quindi già da subito, alcuni invece hanno aspettato diversi anni in istituto, quindi hanno potuto valutare gli effetti. Ed è un quadro molto complesso in realtà. All'inizio pensavano che, e i primi dati pubblicati dimostravano ad esempio che c'era un cut-off di 24 mesi, cioè nel senso che i bambini che stavano per un periodo oltre 24 mesi in istituto
avevano degli effetti più profondi su alcune funzioni, soprattutto su alcune funzioni legate all'attenzione, e questo veniva prolungato. Questo effetto sparisce verso i 10-12 anni, anche se in adolescenza, come spesso succede, quello che oggi viene definito un secondo periodo di sensibilità, riemergono alcuni degli aspetti che sembravano compromessi, ma che sembravano poi, in un certo per un periodo di tempo, ripresi dai bambini. E l'altro aspetto che è ancora difficile da valutare è che alcuni aspetti di resilienza, alcuni bambini, nonostante un periodo prolungato all'interno dell'istituto, tutto sommato, quando entrano poi in famiglia, anche in un'età, diciamo, successiva, agli 8 anni, 9 anni, tutto sommato riescono a riadattarsi. E i sintomi, i disturbi che manifestano sembrano in qualche modo regredire o in ogni caso contenuti. Altri invece, che magari sono stati adottati molto precocemente, hanno degli effetti in realtà che permangono a lungo tempo. Quindi questo ci pone di fronte probabilmente a degli effetti genetici e epigenetici molto complessi. Però è chiaro il quadro che gli interventi precoci sono, cioè, che esiste un periodo di sensibilità per alcune funzioni. E volevo dire un'altra cosa sul che, giusto perché aveva sollevato la dottoressa Barracco, che alcuni studi che riportiamo anche sul libro, ad esempio sulla depressione postpartum, che andiamo a vedere che esistono già attraverso un'analisi comportamentale delle alterazioni sull'architettura funzionale. Cioè, sappiamo che degli interventi precoci hanno degli effetti veramente molto positivi, immediati, però a breve termine sono già molto risolutivi. Trascurare questi segnali che possono essere già evidenti possono creare degli effetti a lungo termine sullo sviluppo di ansia e depressione a partire dall'adolescenza in questi bambini, laddove, diciamo, c'è stato un periodo prolungato di difficoltà materna nei confronti della cura del bambino. Chiaramente non esistono delle risposte precise, ma delle indicazioni chiare della sensibilità, di un periodo di sensibilità. E quindi laddove i segnali sono presenti, l'intervento precoce è fondamentale. Cioè, oggi abbiamo gli strumenti, lo sappiamo, non è che dobbiamo fare ulteriori ricerche a riguardo. Cioè, dobbiamo svegliare i servizi e dire, cioè, bisogna fare qualche cosa. Basta. Lascio a Massimo alle tue considerazioni. Io ho due parole, anche un po' per lasciare spazio a delle domande. Volevo rispondere a Andrea Fontana in questo modo. Indubbiamente... diciamo, come già è stato messo in luce, le deprivazioni precoci si ripercuotono naturalmente a livello cerebrale e rimangono dei segni anche profondi nel corpo, ossia rimane una memoria implicita che spesso è difficile riuscire a far riemergere. E naturalmente queste memorie implicite influenzano negativamente il funzionamento mentale e il comportamento. Vi faccio un esempio per essere chiari. Per esempio, quando un bambino nei primi anni va incontro ad una separazione prolungata dai genitori, diciamo, oltre al pianto, alla sofferenza mentale, all'ansia di perdita e così via, c'è una risonanza a livello corporeo, per cui noi sappiamo che un bambino va incontro anche ad una serie o di iperattivazioni o disattivazioni a livello corporeo, e rimangono
delle tracce di tutto questo. Allora, l'interrogativo è questo, ossia nella relazione terapeutica noi cerchiamo di valorizzare giustamente la dimensione relazionale e mentale, però questo aspetto di sofferenza, possiamo dire intrappolato nel corpo, come facciamo a farla riemergere? E credo di questo abbiamo anche esperienza, per esempio nelle situazioni traumatiche, quanto a volte ci sono delle dissociazioni a livello corporeo, somatomorfe, che hanno un peso molto grande. Allora, il grosso interrogativo è questo. Il paziente spesso non ne parla, che sono aspetti di cui non c'è una grande consapevolezza, e il terapeuta non riesce ad esplorare queste aree. Allora, il grande interrogativo è come fare. A volte il paziente non è consapevole, ma il terapeuta coglie degli aspetti, ad esempio una serie di meccanismi regolatori, per esempio con la bocca, con i movimenti degli occhi. Tra l'altro ci sono ricerche molto interessanti in questo senso, che mettono in luce come il corpo in qualche modo segnala, senza che il paziente ne sia consapevole, delle forme di sofferenza. Allora, l'interrogativo, e questo sarebbe un tema da sviluppare molto profondamente, come intervenire su questo? E a volte il paziente può sentire l'intervento del terapeuta in modo intrusivo, perché è come qualcosa di cui non è consapevole, che sente che gli viene quasi indotto dal terapeuta. Però credo che sia un'area di cui dobbiamo essere sempre più consapevoli. E devo dire, lo stesso terapeuta ha delle risonanze corporee in alcuni momenti anche rispetto alla sofferenza del paziente. Se consentite, Anna, anche entrerei brevemente nel riportare qualche domanda. Già mentre voi stavate ancora sviluppando i vostri primi ragionamenti, erano state fatte un paio di domande rispetto al rapporto tra il tema della sincronia di cui avete parlato prima e la risonanza emotiva. Capita spesso che in queste nostre discussioni si confrontino dei concetti magari o teorie già note con altre che vengono introdotte. Quindi se c'era qualche commento sulla quale correlazione esista fra questi movimenti e il tema della sintonizzazione emotiva, che è un fenomeno più, diciamo, da vita attuale adulta. E poi c'è stata anche una curiosità rispetto se ci sono delle evidenze di ricerca su rispetto allo spettro autistico, rispetto a momenti e cause in fase embrionale, se c'è una correlazione tra vicende embrionali, dello sviluppo embrionale e poi la sindrome autistica. Poi io avrei anch'io una curiosità. Tutte queste teorizzazioni, sperimentazioni, parlando soprattutto allo psicoanalista, la teoria del campo, il modello del campo è coerente, dice qualcosa e può essere a sua volta influenzato, arricchito da queste ricerche sulla intersoggettività corporea? Questa è una curiosità mia. E poi l'ultima cosa, prima, mentre sentivo ancora il professor Ferrari, mi viene in mente L'Enfant Sauvage, quel film meraviglioso di François Truffaut degli anni 70, che raccontava, mostrava, no,
l'influenza delle deprivazioni affettive e relazionali sul comportamento e l'evoluzione. Ma sulla sincronia, se io avrei una giusto un'immagine da far vedere, se posso condividere lo schermo. Non so se. O se Ilaria deve fare lei qualcosa per permetterlo. Sì, adesso vediamo se. Intanto approfitto per riportare un'ultima domanda appena scritta. Se il lettino, che è il luogo mitico eponimo dell'analisi, che misura è un elemento di aiuto o invece di limitazione, alla luce di quello che diceva il professor Almaniti. Ok, quando parliamo di sincronia comportamentale, chiaramente parliamo di due aspetti, un aspetto temporale e un aspetto corporeo. E non è una cosa particolarmente straordinaria, cioè è sempre straordinaria, perché quando lo vediamo nel mondo animale ci sorprendiamo, perché la sincronia comportamentale è alla base della socializzazione. E questo quando lo vediamo su sistemi complessi, ma la sincronia e la temporalizzazione dei segnali ha a che vedere anche col sistema nervoso. Diciamo le reti ebbiane si basano proprio su questo, cioè su una sincronia e contingenza dei segnali di ingresso dei neuroni. Però quando lo vediamo a livello comportamentale, in realtà stiamo parlando di comportamenti che vengono utilizzati dagli animali normalmente, perché servono per, ad esempio, per spostarsi in gruppo, per cacciare, come nel caso dei delfini in questa immagine, o per imparare. Quindi noi, attraverso la sincronia comportamentale, noi facciamo esperienza corporea di nuovi comportamenti, li esprimiamo dentro di noi e li comprendiamo in maniera più intima. E un'altra dimensione è che negli animali la sincronia comportamentale è fondamentale, perché serve non solo per coordinarsi, ma per condividere affettivamente. E qua ritorniamo quindi su alcuni concetti anche di neurologici. Insomma, molti di voi conoscono il sistema dei neuroni specchio, che erano stati descritti nella scimmia, poi nell'uomo, no? E questi studi mostravano che le aree sensorimotorie parietale e premotoria nella scimmia veniva studiata a livello del singolo neurone, e si studiavano appunto che esiste una risonanza motoria, ovvero quando noi osserviamo delle azioni si attivano quelle aree del cervello, motorie, sensorimotorie, che normalmente attiviamo quando noi facciamo la stessa azione. Che cosa vuol dire? Che noi abbiamo un meccanismo interno di risonanza motoria tutte le volte che osserviamo o ascoltiamo delle azioni. Quindi il nostro sistema motorio si sincronizza con il comportamento degli altri, anche se noi non lo esprimiamo necessariamente a livello corporeo, però a livello di rappresentazione interna sì. A volte nel bambino, nei neonati, nei bambini, oppure in alcune situazioni fortemente emozionali, questo si manifesta anche a livello comportamentale, ad esempio la facial mimicry, il contagio del sorriso, l'imitazione neonatale e così via. Una cosa interessante che gli studi hanno dimostrato sul sistema di risonanza motoria è che quando noi osserviamo, e quindi per connettermi al discorso sincronia, risonanza motoria e risonanza affettiva, che era stata sollevata almeno la domanda da come l'ho compresa io, e noi sappiamo che quando osserviamo delle espressioni facciali di emozioni, è vero che noi attiviamo dei sistemi motori, ma gli studi dimostrano che attiviamo anche altre aree del cervello in maniera vicariante.
sia durante l'osservazione sia durante l'esperienza diretta. E queste sono delle aree del cingolo anteriore, dell'amigdala e dell'insula. E alcune di queste aree, come l'insula anteriore, è molto interessante perché è un'area di integrazione autonomica molto importante. Cioè, se noi andiamo a stimolare l'insula, possiamo indurre delle sensazioni viscerali e delle risposte autonomiche, perché è un centro, un hub molto importante. Quindi quando noi osserviamo delle emozioni, cioè noi dentro di noi abbiamo un'attivazione di quei meccanismi sensorimotori, autonomici, viscerali, che ci permettono di avere un'esperienza diretta della stessa espressione che noi osserviamo. Quindi questo crea un sistema, un canale affettivo primario, non solo per comprendere, ma anche per condividere. Questo meccanismo, secondo Preston De Waal, è un meccanismo in realtà di azione e percezione che è di base in tutti gli animali e che è la base per i meccanismi più complessi di empatia. Ed è molto importante questo, perché disturbi su questi sistemi possono creare chiaramente dei disturbi sull'affettività, sulla nostra capacità di empatizzare con gli altri. Quindi questo giusto per rispondere, per mettere assieme, diciamo, gli aspetti di sincronia, affettività e risonanza motoria. Per l'altra domanda lascio a Massimo, quindi interrompo sì. La condivisione dello schermo. Non so se ho risposto in parte alla domanda. Sì, ma di sì, grazie. Sì, sì. Sì, ma credo sul problema autismo, diciamo, le ricerche più recenti hanno messo in luce che il sistema mirror non entra in gioco nella relazione con gli altri, per cui vi è un deficit a questo livello e vengono invece utilizzate, possiamo dire, altri circuiti nella relazionalità con gli altri. E come noi sappiamo, per esempio, nelle forme ad alto funzionamento c'è una capacità di descrivere la relazione con l'altro, cioè quello che noi definiamo in terza persona, mentre c'è una difficoltà a entrare in rapporto con la seconda persona. E naturalmente la ricerca recente ha messo in luce che gli aspetti genetici giocano un ruolo fondamentale in questo disturbo. Riguardo all'interrogativo lettino o faccia a faccia, io credo che il lettino ha un aspetto, ossia attiva fortemente, siccome diciamo uno non ha il volto del terapeuta, questo attiva molto di più le fantasie, l'immaginazione, anche favorisce dei meccanismi più di tipo regressivo, mentre il rapporto faccia a faccia ha degli aspetti molto positivi nella chiave che prima mettevo in luce, però forse a volte rischia troppo di ancorare la relazione nell'hic et nunc, cioè quello che succede nel qui ed ora. Per cui direi che la cosa ottimale sarebbe poter utilizzare entrambi gli aspetti. Comunque tenga anche presente, io non a caso prima parlavo del
diciamo, del preludio alla seduta. Beh, vi devo dire, tra l'altro io racconto nel libro un caso clinico di una paziente che suonava sempre tre volte. E io all'inizio non ci avevo fatto molto caso, poi il suo modo di entrare in seduta mi suscitava un notevole quasi fastidio, perché probabilmente mi sentivo molto sollecitato. Inizialmente era come qualcosa di conosciuto non pensato, come dice Bollas, solo successivamente sono riuscito a metterla a fuoco. E su questo ho lavorato con la paziente. E come racconto appunto nel libro, non è stato facile mettere in luce questo e sottolineare questa sua particolare modalità di entrare in seduta suonando tre volte, cioè come sollecitandomi, dicendo sono qua. E poi in realtà è venuto fuori qualcosa di interessante che faceva parte della sua esperienza infantile con una madre molto distaccata e fredda, per cui lei, per ottenere una risposta della madre, la doveva sollecitare fortemente. Ed è diventata una modalità relazionale che riproponeva. Quindi è possibile la seduta nel vostro campo della psicoterapia intersoggettiva, anche di alternare momenti, diciamo, di lettina, momenti vis-à-vis, oppure sono semplicemente i momenti, diciamo, del pre e post seduta in cui avvengono queste interazioni? Sì. No, avvengono anche in seduta. Pensi soltanto il modo in cui un paziente sta sul lettino. Ci sono modalità molto diverse di stare sul lettino, di muoversi, di respirare, di silenzi, lunghi silenzi, dove si sente la respirazione. Cioè, io credo che gli aspetti, possiamo dire, extraverbali possono essere colti sia nel pre che nel post, ma anche nell'ambito della seduta. E credo che è importante valorizzarli, e probabilmente nella formazione di un terapeuta io credo che l'infant observation è fondamentale, perché ci mette di fronte ai comportamenti preverbali del bambino e ci rende molto sensibili a quest'area di interazione. Certo. Dario, ci sono altre domande? Sì, infatti, stavo dicendo che magari ci sono altre sollecitazioni. Ne arrivano altre, anche un po' diverse. L'ultima ve la leggo, sono due righe. Se ci sono ricerche in cui è stato possibile analizzare differenze culturali nelle modalità di interazione precoce e rispecchiamento. E prima ancora, un'altra collega chiede, come clinici siamo portati a sentire il funzionamento imitativo come un disturbo del processo di individuazione soggettiva? Come possiamo correlare questo con il discorso che sta facendo sull'importanza del mirroring e della sintonizzazione? E poi c'è anche un riferimento alle arti terapie, che sono per definizione centrate su dimensioni corporee, a differenza della psicoterapia psicoanalitica. Io brevemente rispondo a questa sull'imitazione. Tra l'altro c'è un articolo molto interessante di Gaddini in cui parlava dell'imitazione, dell'importanza dell'imitazione
come di una forma di identificazione precoce, probabilmente in cui non c'è l'elaborazione della identificazione. D'altra parte, un aspetto che spesso è stato messo in luce è quello della introiezione della identificazione, cioè come modalità di relazione con l'altro. E credo che l'imitazione gioca un ruolo molto importante nei nostri rapporti, non solo in campo terapeutico, ma anche al di fuori di tutto questo. Pensiamo soltanto a certi aspetti della memoria che hanno a che fare. Pensate che in ogni famiglia ci sono delle modalità che si sviluppano in base all'imitazione, il modo in cui ci si muove, il modo in cui si interagisce, anche le espressioni facciali, l'accentuazione e così via. Sono aspetti importanti e l'imitazione è un ponte fondamentale di rapporto con l'altro. Mentre per quanto riguarda gli aspetti culturali, certo, assolutamente, non è che il meccanismo face to face è l'unica modalità. In realtà nel libro affrontiamo anche questo aspetto, chiaramente, anche se gli studi cross-culturali iniziano negli ultimi 5-10 anni, essere sempre più come dire, interessanti, e iniziano a dare delle informazioni a riguardo. E molti, ad esempio, in alcune culture africane, giapponesi, la modalità face to face è presente, ma non è così fortemente incoraggiata, oppure culturalmente sì, diciamo, non è, soprattutto la modalità tattile, che mi verrebbe da dire, è una delle modalità che viene associata anche alla componente verbale, di comunicazione verbale, che in qualche modo può andare a coordinarsi con la modalità visiva. Quindi in realtà in alcune culture viene privilegiato maggiormente un canale, ma sono tutti integrati tra di loro, e con anche degli effetti chiaramente sul bambino, sullo sviluppo anche sociale e sulle capacità del bambino di cogliere alcuni segnali più di natura tattile che visiva, eccetera. E quindi esistono delle declinazioni culturali che sono molto interessanti da studiare. E alcuni studi, ad esempio della Lynn Murray, hanno a che vedere con dei bambini più grandi, quindi non stiamo parlando dei primi 3-4 mesi di vita, ma circa 12-18 mesi, e una comparazione tra i mamme italiane e mamme inglesi, che dimostrano come esistono delle differenze marcate nell'interazione con madri italiane, che tendono ad essere molto incoraggianti, con molti sorrisi nell'interazione, soprattutto laddove il bambino, ad esempio, non riesce a raggiungere un oggetto, mentre le madri inglesi tendono invece a lasciar fare il bambino, tendono a intervenire di meno, a incoraggiarlo più a livello verbale, linguistico, ad esempio, tendono a utilizzare meno i sorrisi per incoraggiare. L'interessante è vedere poi successivamente, negli assessment successivi, nei mesi successivi, come in situazioni di interazione, chiaramente a un livello, con un livello evolutivo diverso, le madri, i bambini tendono, italiani tendono ad avere maggiori frustrazioni, e laddove non riescono a raggiungere degli obiettivi, richiedendo alla madre l'intervento, sono meno autonomi, mentre i bambini inglesi tendono ad essere più autonomi, ma meno interattivi da un punto di vista emozionale o di espressività facciale. Quindi vedete come in realtà
le strade culturali permettono di plasmare il materiale a disposizione, diciamo, che la nostra natura ci ha messo a disposizione, però fondamentalmente i segnali possono essere gli stessi, però chiaramente utilizzati in maniera molto complessa e diversa nelle diverse culture. E stiamo parlando solo di inglesi italiani, che forse intuitivamente ci può risuonare questa cosa culturalmente, però immaginate poi con culture molto differenti come le culture orientali. Che dite? Quello... io, se c'è un'ultima domanda, è che veramente dopo una giornata di lavoro... Adesso, quello che ha detto il professor Ferrari mi ha dato in mente quello che lei a Maniti con Gallese ha detto, scritto anche in quel precedente libro, in cui abbiamo già avuto una bellissima testimonianza del valore di un confronto non solo sull'intersoggettività, ma anche l'interdisciplinarietà. Mi ricordo tutte quelle pagine molto belle sul tema dell'attaccamento, che adesso Ferrari mi sembra un po' in qualche modo evocasse, rispetto a modalità diverse che le mamme usano in culture diverse nel favorire. Ecco, la riflessione, la domanda che facevo al professor Maniti, ma vorrei che anche Andrea da terzo possa magari riflettere sul valore di questo avvicinamento transdisciplinare. Credo ci sia un rapporto forte tra l'enfasi che ha sempre di più la dimensione intersoggettiva, che tanti poi filoni, ho citato prima il campo, ma potremmo mettere anche Ogden del terzo analitico, tutti gli sguardi in qualche modo che super individuali, e questa faticosa ma credo molto fertile ricerca transdisciplinare. Non so, mi serve anche sentirvi se c'era un'intenzione in questo senso nel vostro lavorare insieme, così come appunto io non ho ancora letto il vostro libro, lo farò senz'altro, ma avevo molto apprezzato quello che Maniti aveva scritto con Gallese, e credo che siano delle novità importanti queste, non tanto un libro in cui scrive il fisico, scrive il fisiologo, scrive lo psicoanalista, ecco, ma si lavora insieme a quattro mani, ecco. Ecco, avere una vostra riflessione su che esperienza è pensare e scrivere in maniera transdisciplinare. Ma direi che a questo punto, diciamo, del nostro lavoro diventa necessario confrontarsi anche con ambiti, possiamo dire, disciplinari di confine. Perlomeno per quanto mi riguarda, io mi sono sempre mosso in questo senso. Questo non vuol dire arrivare a delle integrazioni, e su questo, per esempio, la neuropsicoanalisi tenta delle integrazioni tra, diciamo, la struttura della mente e il substrato neurobiologico. Quello che credo sia interessante, noi cominciamo ad avere tutta una serie di interrogativi, di quesiti orientativi che percorrono le varie discipline, e uno di questi è per esempio l'interazione tra sistemi diversi, però che diventa anche un'interazione in senso relazionale. E credo che è molto fruttuoso questo. E tra l'altro, appunto, prima parlavo dell'incontro non rimosso, se noi vogliamo tentare di circoscrivere questo concetto, dobbiamo vedere gli studi cognitivi sull'inconscio cognitivo e sul priming, l'infant research e la neurobiologia. Credo che oggi rimanere all'interno della propria disciplina rischia di essere un po' asfittico. Credo che ci dobbiamo aprire a questi scambi,
e naturalmente rispettando però prospettive, metodologie e finalità diverse. Sì, sì, interessante quello che diceva. Poi devo dire che si rimane un po' nel proprio campo, no Massimo, è un po' noioso anche, posso dirlo, è tutto sommato, quindi io lo trovo molto più stimolante uscire, esplorare delle zone, quelle che sono outside the comfort zone, no? E tentare, chiaramente laddove possibile, di ripensare con linguaggi diversi, perché a volte è un problema anche di linguaggi, perché culturalmente siamo abituati nei nostri ambiti, no, di parlare di sistemi, non so, l'inconscio, la rimozione, in realtà hanno un loro significato neurobiologico, è che magari noi e altri hanno studiato dei meccanismi sulla paura, che noi magari parliamo di paura e non di trauma, oppure di una situazione traumatica che genera degli stati ansiosi, eccetera, o la rimozione del trauma. In realtà questi aspetti sul ricordo, su come il ricordo viene sedimentato, è estremamente importante dal punto di vista neurobiologico, perché fa parte dei meccanismi che vengono sedimentati, che servono per dare delle risposte adattative, e qua l'evoluzione deve essere rimessa, come dire, al centro, perché quando parliamo di meccanismi magari che vanno a iperattivare dei meccanismi di difesa, in realtà sono dei meccanismi adattativi, come lo stress, anche lo stress cronico, e i bambini che si devono adattare senza un caregiver hanno un livello di stress che è estremamente alto, perché non hanno un meccanismo regolativo. Quindi comprendere questo lo possiamo utilizzare e descrivere con linguaggi diversi, ma stiamo parlando dello stesso sistema. Poi con Massimo è anche abbastanza divertente, perché Massimo è molto aperto, poi io mi diverto ogni tanto a provocarlo sul suo campo della psicanalisi, e quindi questo, diciamo, permette anche in maniera quasi anche come gioco, quindi noi esploriamo attraverso il gioco, e la relazione è anche questo, e quindi è stato bello anche scoprirsi, vedere quali sono i limiti l'uno dell'altro, e quindi ci siamo divertiti a scriverlo, spero che insomma un po' verrà trasmesso anche a voi. Grazie. Sì, ma a me sembra infatti che passi molto il dialogo che c'è stato, il confronto tra voi, tra i vostri ambiti specifici. Tornando un po' a quello che chiedeva Dario poco fa, io credo che non possiamo prescindere l'uno dall'altro e dai vari ambiti, nel senso che penso ad esempio a quando il professor Ammanniti ha portato qualche anno fa Jay Gidd e gli interventi di Jay Gidd alla conoscenza un po' del grande pubblico rispetto allo sviluppo del cervello dell'adolescente, a quanto questo non può non avere delle ricadute. Lo diceva anche prima il professor Ferrari, cioè se noi sappiamo che il cervello in adolescenza completa la sua maturazione delle aree prefrontali dai, diciamo così, verso la tarda adolescenza, come clinico di adolescenti non posso non tenerne conto nel momento in cui mi approccio ad un ragazzo di 15-16 anni, devo tener conto di questo, diciamo così, di questa necessità regolativa che in qualche modo i genitori, le istituzioni, la scuola, la relazione deve necessariamente svolgere, per cui credo che non possiamo prescindere l'uno dall'altro in fondo, nel senso che, come diceva il professor Ammanniti, non c'è bisogno di un appiattimento che non serve a nessuno o di ponti un po' posticci, la questione è come dire, prendere spunto dalle scoperte nei vari ambiti e poi cercare di utilizzarle come un confronto per ciò che poi ci serve nella stanza di consultazione, nel caso della clinica, o nell'ambito della ricerca della psicopatologia dello sviluppo, nell'ambito della psicologia. Va bene, noi vi ringraziamo tantissimo, veramente, è stata una serata veramente profonda, molto ricca, che ci lascerà molto da riflettere e anche da rilanciare queste nostre serate, dove spesso cerchiamo di favorire questo dialogo tra linguaggi, discipline, approcci. Effettivamente le serate più felici sono quelle che
partono da testi che sono già dialoghi, che sono già interconnessioni, e questa serata sicuramente è una di quelle. Io ringrazio moltissimo il professor Ammanniti, il professor Ferrari, Andrea Fontana, tutte le persone che ci hanno seguito, e soprattutto Dario Forte e Ilaria Benzi, che da sempre insomma supportano e con grande competenza e con grande sensibilità anche queste serate, con le loro osservazioni, le loro riflessioni e la fattiva collaborazione anche organizzativa e relazionale. Ringrazio tutti e vi invito a seguirci per il 12 marzo con l'ultima serata dei monologhi teatrali, scena analitica e scena teatrale, sarà la volta del presidente Schreber. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Grazie ancora. Arrivederci a tutti, arrivederci.